In fondo voi dovete saper montare su scala europea un'azione simile a quella che mette insieme paura e coraggio ai deputati europei e perciò indirettamente anche paura e coraggio in questa materia ai partiti europeisti, ma tutti più o meno addormentati. Questa azione non si deve fare solo in Italia, vi dovete fare missionari di andare a fare questa azione negli altri paesi, troverete anche altre forze, cioè il movimento federalista eccetera, con cui farete delle alleanze eccetera, ma è un'iniziativa che potete fare per fare congiunta questa pressione con petizioni, con firme, con agitazioni. Io penso che se voi mettete un po' dello sforzo che avete saputo mettere in varie battaglie nazionali in questa battaglia europea, potete avere un risultato, perché la situazione è oggi aperta in questo senso. Vorrei concludere dicendo che l'azione per la Federazione Europea è radicata culturalmente, è impiantata culturalmente nel modo di pensare radicale. E non è un caso che quello che è forse il più importante dei vostri maestri, cioè Ernesto Rossi, anche uno dei fondatori del Movimento Federalista Europeo. Sappiate dunque assumere questa azione, portando in essa il vostro fervore e anche il vostro grano di follia.